un po' di tempo. E che loro potevano andare all'ultimo momento. Tanto si vede che uno sta sotto e che arriva. Stanno tutti alla finestra a vedere arriva o non arriva. Arriva o non arriva. E noi siamo andati prima a Limosano. Abbiamo visto Limosano com'è, poi Sant'Anna. Ciao, come ti chiami? Anita. Anita. E poi il nome non me lo ricorderò. Se tu se io non me lo ricordo, tu dici io sono Anita. Okay. Giussi. Giussi, Anita. Antonio. Ivano. 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 Gabriel. Francesco. Matilde. Matilde, Francesco. Ivano sei tu. Gabriel. Antonio, Giussi e Anita. Bello, sì. Bene, i nomi vostri non ve li chiedo perché è un po' difficile che me li possa ricordare. Quello dei bambini ci provo. Salve Vescovo, benvenuto qui a Sant'Angelo di Mosano, in questa piazza con la statua del nostro santo patrono, nato a Sant'Angelo di Mosano, e questa comunità è una comunità di gente umile, umile come il nostro patrono. Siamo molto contenti che siete venuti qui a trovarci. Sappiamo che il Covid-19 è la Pentecoste, quindi c'è questa solennità e non siete potuti venire qui a Sant'Angelo per la festa, vi aspettiamo per l'anno prossimo, che ci vediamo già in calendario. Pentecoste. Sì, ma Pentecoste è domenica, però ci ha fatto molto piacere che siete venuti oggi a trovare. Abbiamo aspettato tanto questo momento di conoscere, di iniziare un nuovo processo di collaborazione con la Curia per Sant'Angelo di Mosano, per il nostro patrono e anche per il santuario della Madonna delle Stelle, che speriamo venite a trovare il prima possibile, e ad agosto, sia il 15 che il 22, potete partecipare a queste due feste che faremo al santuario. Passo la parola al presidente dell'Umbria di Molise, nonché catechista della parrocchia di Sant'Angelo di Mosano. Grazie, io le leggo un pensiero a nome anche dei nostri bambini. Eccellenza reverendissima, carissimo padre Biagio Colaianni, desidero rivolgerle un cordiale benvenuto in questa comunità di Sant'Angelo di Mosano, patria del Papa del Gran Rifiuto, Celestino V, in veste di catechista di questi meravigliosi bambini che la salutano e l'accolgono con la loro pura innocenza. Grazie Eccellenza per questa sua venuta tra noi, siamo desiderosi di conoscerla. I nostri bambini non sono tanti, ma le assicuro che rappresentano un prezioso granello della nostra comunità, grazie anche alla nostra ottima guida spirituale di Padre Aluis. Quest'anno due di loro, i nostri Ivano e Matilde, giungeranno all'incontro con Gesù nel giorno della loro prima comunione. Concludo, Padre Biagio, rinnovandole il nostro benvenuto, augurandole una piacevole e serena permanenza nella nostra piccola ma bella comunità di Sant'Angelo di Mosano. Grazie. Io dovrei dare il saluto a Sua Eccellenza in chiesa, qui sono le autorità, noi ci siamo visti ieri, ci siamo sentiti stamattina, un ringraziamento anche da parte mia, lo do proprio adesso, ringraziando le amministrazioni, quella di Sant'Angelo di Mosano e quella di Limosano che si è giunta a noi in questo pomeriggio per accogliere e salutare il nostro vescovo. Ringrazio la Proloco di Sant'Angelo Limosano, l'UNPLI, l'Unione delle Proloco di tutto il Molise, e tutti voi, cari amici, genitori, perché così vi chiamo, cari bambini, che avete scelto e accettato di venire qui in questo luogo simbolico per noi, per vivere questo momento di accoglienza al nostro caro e preziosissimo vescovo. Adesso noi vi lasciamo andare in chiesa perché Padre Biagio sta da noi e con noi vivrà in 5 minuti un po' certi aspetti storici e simbolici legati alla figura del patrono, dalla rampa allo storico Domenico Biagio. Dalla rampa vi farà vedere sicuramente un luogo molto bello che è Faifoli e che è stato un punto di riferimento
per il nostro patrono, il sindaco mi ha chiesto di cogliere anche questa occasione per farvi entrare un minuto nel comune. E poi ci sono due targhette legate al giubileo del 2000 che fanno riferimento a San Pietro Celestino come casa sua e luogo dove ha abitato. E poi entreremo in chiesa. In chiesa Sua Eccellenza si ritirerà in sacrestia, in ufficio mio per un momento personale, e poi ci prepareremo per la Santa Messa che, scusateci, inizierà con un po' di ritardo. È un giorno unico, io sono con voi tutti i giorni, il Vescovo è presente oggi, speriamo che il 22 di agosto prossimo verrà di nuovo a trovarci, ma oggi è il suo giorno, è il vostro giorno, è il nostro giorno, con la grazia di Dio e la gioia della preparazione alla Pentecoste, godiamoci questa bellissima serata preparandoci ad accogliere lo Spirito Santo che Gesù ci manderà la domenica prossima. Sia lodato Gesù Cristo e grazie ancora a voi tutti per la vostra presenza. Grazie Eccellenza. Allora grazie a voi tutti per l'accoglienza, soprattutto a voi bambini perché vi hanno tenuto qui da tanto tempo, perché gli adulti sono sempre preoccupati che i bambini non facciano bene le cose. Allora se dovete andare a una parte, voi vi dovete preparare prima, anche perché tante volte fate un po' tardi, vi dovete preparare prima, dovete essere puntuali, dovete stare pronti. Gli adulti però la chetichella quando vogliono arrivano, no? Invece voi siete sempre puntuali, per dire che gli adulti puntano molto su di voi. Quanti bambini ci sono in paese? Quanti abitanti fa? 300 abitanti. Quanti bambini ci sono? Siete pochini, per cui siete importantissimi. Loro, vedete, lavorano, tengono in piedi un intero paese per voi. Quindi si fidano molto di voi, si impegnano molto per voi, perché siete preziosi e importanti per tutti gli adulti. Quindi anche quando vi chiedono una cosa, come quella di stare un po' fermi qui con il manifesto di accoglienza per me, lo dovete accettare. Poi sentite, vi ringrazio perché se non ci stavate voi, questi chi lo manteneva? Secondo voi gli adulti avrebbero mai mantenuto questo corso? Gli adulti si vergognano? Hai detto bene, Giussi, no, assolutamente. Si sarebbero vergognati di stare con questo corso che facciamo. Meno male che ci stanno i bambini che hanno la semplicità dell'accoglienza. Bene, era un modo per ringraziare i bambini. Ringrazio voi tutti, il sindaco, voi tutti qui che vi presenterete un po' una realtà storica che vi appartiene. Dovete essere orgogliosi perché San Pio, San Pietro Celestino è stato un papa. Beh, non è da tutti avere un papa santo che abbia le origini nella realtà che voi abitate oggi e dalla quale avete voi anche origini, anche perché del papa si parla sempre, il papa diceva del grande rifiuto, ma quello è stato un papa come Benedetto XVI che ha capito cosa voleva il Signore. Poi lo dirò durante l'omelia eventualmente, ha fatto la volontà di Dio. Quindi il rifiuto, più che il rifiuto, è stato rifiuto agli uomini, ma ha fatto la volontà di Dio. Perciò è diventato santo. Se no santo non diventava. Quindi lui ha fatto la volontà di Dio, che ha detto a un certo punto, gli ha chiesto di abdicare e di lasciare un servizio per farne un altro più prezioso. Vedete? Molti di voi avranno preparato un po' di cose per questa celebrazione, per questo evento, ma io penso a qualche vecchietta che sta da qualche parte in casa, che non può stare qui presente, o qualche ammalato, al quale il parroco avrà detto pregate che viene il vescovo, pregate che c'è la messa, pregate che facciamo festa. Quell'atteggiamento di preghiera che alcuni magari stanno vivendo già in questo momento è importante e fondamentale quanto tutto quello che avete preparato. Celestino Quinto l'aveva capito, allora lui non si è dato da fare in tante cose, poi ha detto ma è il momento di pregare, di ritornare all'eremo e quindi di affidare la Chiesa tutta al Signore. Quindi la preghiera diventa il modo con il quale Celestino Quinto ha santificato se stesso e la Chiesa intera, per cui voi avete un santo che ha avuto il pregio di servire la Chiesa in due modi straordinari: uno nel fare, ma ancora prima si era preparato con la vita monastica, e dopo il fare ha capito che il modo di far crescere la Chiesa ancora di più
era quello di affidarla a Dio con la preghiera, come ha fatto Benedetto XVI. Quindi ringraziamo Dio del grande esempio che ci ha dato di come la Chiesa può essere amata e servita in vario modo. Voi tutti avete questo patrimonio, questa eredità da portare, per cui chiudo, pregate, pregate per la Chiesa, non soltanto di Sant'Angelo di Mosano, per la Chiesa tutta, pregate per il Santo Padre, se non lo fate voi che avete avuto Celestino V, chi lo deve fare? Quindi pregate per la Chiesa e per il Santo Padre. Voi tutti vi ringrazio, sono pronto all'ascolto e vi ringrazio finora per il panorama. Un apre gli occhi, apre il cuore, poi la bella giornata, io ho chiesto che ce la preparasse, l'ha preparata, quindi che volete più? Il buon tempo ce l'ha dato, godiamo questo momento di condivisione, di festa, soprattutto di relazione, rapporto, incontro e comunione con Dio. Grazie a voi tutti, a voi bambini in particolare, non vi preoccupate, ho finito, poi il cartellone possiamo togliere, me lo porto e dove me lo metto? Va bene, però grazie, grazie a tutti. Sì, quello si chiama Monte San Michele praticamente. C'è il paese che sta sopra? Qual è? Quello è Ferrazzano. Ah, Ferrazzano è sì, quello. Lo spione. Si vede. Così manda del spione. Sì, lo spione, perché c'ha un grande panorama anche Ferrazzano. Poi vediamo Ripa Limosano. Questo è Ripa? Sì, sì. Questo qui sotto è Limosano. Questo è Limosano? Sì. Non poteva accettare il rifiuto. Sì. Però letta la cosa in un'ottica diversa, rapporta come comunque volontà. Ecco qui. Questa invece è la ruga. Basta leggere mica più. Sant'Angelo e Limo di Calcio. Di Calcio. Salve. Limosano, sì. Salve. Salve. In che serie state? Prima categoria. Una prima modesta categoria. Prima categoria, ma per noi è già un grande impegno. Si può sempre crescere. Sì, sì. Impegno faceva riferimento ai soldi, perché qua da quando non arrivano una serie. Gira tutto intorno a questo. Sì, quando non arrivano una serie ci vogliono soldi. Poi quando avranno qualche contributo, però fino a quando non si arriva. Beh, comunque vabbè, un buon impegno. E facciamo qualcosa, speriamo di buono per i giovani, per sì, i ragazzi, sì, coinvolgete i bambini. Offriamo ragazzi una possibilità, diciamo così, di. Perché lo sport è una delle poche realtà che ancora aggrega i giovani in modo sano. Sì. Perché poi i giovani per loro età hanno bisogno di essere aggregati e di stare con i coetanei. Nel momento in cui questo non avviene con ambienti, ne cercano altri da soli. Invece lo sport è un'aggregazione di per sé positiva e poi permette di tirar fuori le loro energie, le loro capacità. Invece in altri casi poi si chiudono un po' in se stessi. Allora iniziano altri strade, meccanismi meno. Invece lo sport libero e aperto
costringe a stare assieme. E loro saranno parte integrante della, della funzione religiosa oggi, con il loro dono nell'ambito dell'offertorio. Benissimo, ci vediamo su un pallone. Abbiamo i ragazzi. Sì. Quando ero piccolo ero portiere. Okay. Cioè, un ricordo. Poi sono passato alla pallacanestro. Anche noi eravamo. Tutti portieri. Perché se non c'era buona giocare, perché ti restava stare in mobile. Thank you.